Guardate questo video. Queste sono le immagini di Net1 TV. E qualcuno che si inventa poi magari qualche soluzione. Allora dicevo, con Graziella Pluchino noi andiamo in Puglia a vedere cosa si è inventato un lavoratore in cassa integrazione. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Nel primo pomeriggio di oggi le fiamme hanno nuovamente interessato il tratto di Pineta che si estende dal fiume Galaso fino al villaggio Torre Serena. Ancora allarme quindi dopo quello di ieri. Fortunatamente in entrambi i casi, e questo grazie anche alla collaudata ed efficace macchina dei soccorsi, le conseguenze non sono state particolarmente gravi. Diversi i mezzi intervenuti dell'ARIF, del SER di Ginosa e della Forestale che in breve tempo hanno messo in sicurezza la zona. I vigili urbani hanno regolamentato il traffico dei bagnanti, mentre è di 2.100 euro l'ammontare della salatissima sanzione combinata ad un automobilista che aveva incautamente parcheggiato il proprio mezzo nel bel mezzo della Pineta. Per Gaetano Mastrovito, responsabile provinciale dell'ARIF, gli episodi che si stanno verificando sono riconducibili alla medesima matrice dolosa. Certo, per fortuna qui su Ginosa Marina abbiamo un congruo numero di operatori che hanno, diciamo, subito avvistato questo evento, come anche quelli degli altri giorni. Abbiamo degli operatori sulla torretta meteo dell'aeronautica che vigilano dalle ore 9 alle ore 20 sul territorio e avvisano immediatamente il mezzo operativo che interviene. Infatti oggi quello è avvenuto e gli operatori sono subito arrivati per spegnere questo principio di incendio che poteva causare dei danni veramente devastanti, vista le vicine anche abitazioni che abbiamo qua su Ginosa Marina. Quando si parla di Pineta bisogna andarci cauti e per questo sono intervenuti diversi mezzi questa mattina. Certo, per fortuna la macchina di soccorso è partita ancora una volta bene. Purtroppo noi non sappiamo dove queste mani malate vanno a mettere fuoco, perché sinceramente io non credo all'autocombustione, come non crede la maggior parte dei tecnici che lavori, per cui siamo ogni volta costretti a soccorrere su questi atti di vandalità, presumo.